Oggi siamo andati a contestare Renzi, Sala e Maroni, che erano presenti a una conferenza a Milano. Siamo andati a contestarlo con diversi compagni da città europee, città italiane, che stanno passando in questi giorni a Milano per poi partecipare alla carovana No Border che partirà da Ancona verso la Grecia. Siamo andati a contestare e ovviamente appena aperto lo striscione in mezzo alla strada siamo stati caricati violentemente dai carabinieri e dalla polizia, nonostante fossimo molto scoperto, nel tentativo appunto di andare a bloccare questa conferenza, di andare a bloccare l'entrata. Dopo le cariche ci siamo poi dirette verso gli uffici postali, perché verso le Poste Italiane, l'ufficio postale principale di Milano, per bloccare anche lì per un po' di tempo le attività, proprio per denunciare il fatto che le Poste Italiane sono anni che usano gli aerei che tendenzialmente dovrebbero usare per portare la posta, per portare i migranti a sud per poi rimpatriarli nei loro paesi. Queste politiche che continuano a bloccare i flussi migratori in Europa, a riportare la gente che arriva qua cercando speranze, cercando una vita migliore, sono inaccettabili. Noi lavoriamo tutti i giorni dal basso con i migranti e creiamo per questi ragazzi speranze di poter restare nei nostri paesi, di crearsi una vita migliore, di poter scappare da guerre e miserie da quali vengono. Crediamo che tutti siano esseri umani, che tutte le persone possano avere libero accesso a ogni paese dell'Europa e continueremo a lottare per questo. Quindi, nonostante le cariche di oggi, non ci fermeremo e ricordiamo anche, siamo solidali col presidio d'Ancona che sta occupando il porto da qualche ora. E saremo lì con loro ad Ancona tra qualche giorno con la carovana e continueremo la nostra lotta no border in tutta Italia e in tutta Europa.